Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è Kerbal Space Program, qui con me c'è Simona. Non è vero. Non è vero. Che sta giocando ad Animal Crossing. E nella missione, nella puntata di oggi, slash missione, ho pensato bene di farvi vedere una cosa che non vedevamo da un botto di tempo, che sono pronto a sbloccare grazie a un po' di punticenza che ho fatto. Tra lo scorso episodio e questo, ho fatto una missione, ho recuperato un altro pilota, un altro Kerbal, non un pilota, credo che sia uno scienziato che è enorme dentro una Kerbin. Insomma, una missione che avete già visto mille volte, l'ho fatta ieri senza registrare, così almeno ci siamo portati un po' avanti. Mentre oggi vi faccio vedere l'Asteroid Redirect Mission e sblocchiamo il nostro Advanced Grabbing Unit, la nostra unità per agganciarci agli asteroidi, con 160 punti scienza, mica bruscolini. Tra l'altro, tra tutte le mod che abbiamo, ho notato che a parte l'harpoon, abbiamo anche gli esplosivi per far deorbitare le cose facendole esplodere. Quindi, è un'altra cosa che voglio sbloccare. Ok, abbiamo sbloccato l'arm. E voglio vedere se c'è qualche missione che permette di usarlo. Ancora missione di prendere gente in orbita, fantastico. Queste ce le tireranno tutte per dopo. Guardate, un'altra di qua, un'altra di qua. Science data da Minus, la togliamo. Ma Glekelle Kerman non è quella che ho salvato ieri. Tanto Java, questo lo togliamo. Non escono missioni di spostare gli asteroidi per adesso. Ma sono finite le missioni, non ne escono più. Un'altra missione che vorrei fare è iniziare a mandare qualche sonda intorno ad una per riuscire a capire dov'è il punto di atterraggio per fare un po' di stime di delta V, e questa potrebbe essere la prossima missione che prenderemo. Però per adesso andiamo senza missioni. Costruiamo, intanto vediamo se abbiamo degli asteroidi in avvicinamento. Direi di sì. Classe C. Classe C, vediamo quelli più piccoli quali sono. Classe D, questo è già troppo lontano, direi di puntare questo. Lo tracciamo. Abbiamo un po' di tempo prima che arrivi nel nostro suoi. Abbiamo 58 giorni per fare il razzo e metterlo in orbita. Ma probabilmente prendiamo un'orbita un po' più larga e cercheremo di intercettarlo prima ancora che entri nella sfera di influenza di Kerbin. Stavolta vi faccio vedere come costruisco il razzo con tutti i fallimenti che ne derivano. Probabilmente manderemo soltanto una sonda, non ci sarà nessuno che la guida, però non rischierà di perdere gente, cosa che succede anche troppo spesso. Allora, RCS ne voglio tantissimi. Idem per i pannelli solari. Ah, una cosa che possiamo fare è mandare in orbita un estrattore di risorse che userà stesso le risorse dell'asteroide per convertirlo in carburante da usare per spostare l'asteroide. Una cosa fighissima. Facciamo così, va. Ci complichiamo un po' la vita. Come al solito. Allora, quello piccolo voglio. Quello piccolo è questo, ok. Allora, questo converte. Converte, lui converte, perfetto. Questo è il nostro mitico Harpoon. Vi faccio vedere come diventa. Guardate che figata. Gli mettiamo anche sulla bandierina. Non l'ha messa. C'era già la bandierina, eccola qua. Poi ci serve una tragella. Già a tutti i tasti possibili e immaginabili. Vediamo se ci arriviamo. Penso proprio di sì. Dovrebbe nel caso la spostiamo un pochino più in su. Ok, mettiamo due e le spostiamo di nuovo più in su. Ok, mi sono perso la modifica. Ok, e le proiate ci siamo alla grandissima.
Perfetto. Poi ci serve un serbatoio. Prendiamo quello più piccolo che ci sia. Ci sono ovviamente i pannelli solari, batterie e pannelli solari. Batterie le abbiamo messe qua. I pannelli solari possiamo attaccare anche qui. Abbiamo già sbloccato quelli giganti. Vediamo un po'. Abbiamo sbloccato quelli giganti. Ottimo. Perfetto, ci manca appunto il serbatoio. Abbiamo soltanto questo. E poi ci verranno. Stavo pensando che se spingiamo in qua con i motori distruggiamo i pannelli solari. Distruggiamo tutto probabilmente. Vediamo se riusciamo a metterli. Magari mettiamo i pannelli solari più sotto. Qui. E mettiamo i motori qua collegati poi nel modo giusto, così. Così, e mettiamo quelli più piccoli che ci siano, sono questi. Probabilmente anche di serbatoio possiamo usarne uno più piccolo. Perché questi sono molto molto performanti. Esageriamo, credo che 4 siano anche più che sufficienti. Ok. Quindi ci doccheremo così all'asteroide e poi lo tireremo indietro. Sta cosa peserà un botto, non so nemmeno immaginare quanto pesi. Ci mancano ancora gli RCS, che mi sembra che non li ho messi. Ok. E qui ne mettiamo un certo numero qui e un certo numero qui. In realtà un po' più in alto. Ok, e questo lo salviamo come arm. Andiamo. E adesso dobbiamo fare il lifter per sta roba qua. Ci servirà, sto pensando, nei motori dietro. Allora, intanto mettiamo un decoupler. L'equivalente di quel motore lì che sarà questo, perfetto. Si monterai anche due pannelli solari fissi, di sicuro nelle antenne, perché no? Montiamo anche delle antenne. Esperimenti non penso che ne riusciremo a fare, ma mettiamo quelli che pesano zero, giusto per. Okay.
e dicevo di montare pannelli solari statici, questi qua. Sto vedendo un attimo se ho fatto bene i conti. Questa roba è una cosa gigantesca che aveva bisogno di un lifter gigantesco anche lui. Mettiamo già il decoupler successivo, questo. Questo va bene, questo lo attacchiamo così, lo stacchiamo e mettiamo un adattatore, ci vuole. Ok, e sono indeciso se mettere anche dei fairing. Vediamo un po'. Che potrei fare così? Allora, un attimo che metto i fairing. Ci vuole però il decoupler quello sotto, me ne ho dimenticato. Poteva andargli bene come l'avevo fatto prima, no. Tanto mini che passano sotto come se niente fosse. Stacchiamo questo e questo insieme, questi magari li mettiamo separati, stacchiamo questo e questo di sicuro, questi e questi un altro stage, perfetto. Lo chiamiamo uguale, no, non so cosa ho fatto ma non volevo lifter. Lo salviamo e lo lanciamo, tanto piloti non c'è nessuno. Di notte, mi sembra giusto partire di notte. Va bene, allora, avevamo un asteroide di classe C che dovrebbe essere lui. Di certo dobbiamo andare in orbita intorno a Kerbin di sicuro, quindi iniziamo con questo che sembra un grosso pirulon di nuovo. Sembra un suppostompio con pirulon. È fatto proprio aerodinamico. Anodinamico. La famosa anal interview. Va bene, ci passerà sotto e inizierà ad arrivare qua. Noi nel frattempo saremo pronti con un'orbita simile a girare così anche noi e lo prenderemo al volo. Proviamo un po' per fare questa missione, quindi portate pazienza, è molto difficile, è una delle missioni più difficili che ci sia. Mi sembra di esserci riuscito due volte da quando gioco a catturare un asteroide. Ad attaccarmici, a fargli cambiare l'orbita non ne parliamo, zero proprio. È un esperimento, non ci è costato nemmeno troppo a quanto mi sembra. Magari ci esce qualche missione, intanto che siamo su. Prendiamo due piccioni con una fava. No 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 no
Non ne vuole sapere, lui ci cappotta. Contro il potere. Non lo so, ci stava bene. No, no, si sta capottando sempre di più, sempre di più. Togliamo la potenza. No, adesso si gira dall'altro lato. No, 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 no. Deployiamo questo, bravissimo, così magari ci dà una mano a stabilizzare tutto questo coso. Stiamo facendo un'orbita veramente da schifo. Forse mandare un omino non è una cattiva idea. Ce la facciamo ad andare in orbita, sì. Se non mi cappotto, sì. Ok, siamo a 40 km. Sopra i 50. Inutile che vi faccio vedere, è tutto buio, non si vede niente. Sopra i 60. Stacchiamo lo stage. Move, che pelo. Sopra i 70 e possiamo girare un pochettino, lentamente. Molto lentamente. Allora, giriamo in così. L'asteroide gira in così, ci siamo. No, l'asteroide ha un'inclinazione spaventosa. Dobbiamo cercare di avere la stessa inclinazione anche noi. Tanto ci stiamo avvitando su noi stessi, senza alcun motivo. Ok, beh, per iniziare, questo è un po' più di 100 km, 300. Per iniziare 100 km bastano e poi ci regoliamo. Quando la stella si avvicina, cerchiamo di matchare almeno l'inclinazione. Sto girando dal lato giusto, no? Si sta avvitando su se stesso senza alcun motivo. Potresti disavvitarti? Ok, si sta disavvitando, perfetto. Tanto siamo ancora dal lato buio, vi faccio vedere di nuovo l'orbita che avrà l'asteroide, che è questa qua, verde brillante. Idealmente riuscissimo a prenderlo già qua sarebbe buono, non avevo un'orbita così, che supera quella della Luna e anche di Minmus. No, supera solo quella della Luna, quella di Minmus no, molto eccentrica. Appunto abbiamo 58 giorni di tempo, quindi manderò un po' avanti veloce per far sì che l'asteroide sia più vicino. Ok, direi che può bastare così. Allora, vorrei cambiare l'inclinazione qua, così. Vediamo se la sto cambiando giusta.
Ma sto cambiando sbagliato. Sbagliato. Così è di 22 gradi. 17. Sempre di meno. Abbiamo già un punto d'incontro. Tra mille miliardi di anni un punto d'incontro. Va bene. Così l'inclinazione è di, non riesco a leggerla. Talmente poca che non riesco a leggerla. 7 gradi. Vabbè. Così è un po' troppo. Però abbiamo un punto d'incontro, anche se è lontanissimo, come dicevo prima. Potrebbe essere buono già così. Allora, tra 14 minuti, per 2 minuti dobbiamo fare. Minuti, iniziamo già a posizionarci e non so perché gira su se stesso. Che cacchio è successo? L'ho messi asimmetrici gli RCS? No, davvero non riesco a posizionarmi dritto. Una trottola abbiamo fatto. Abbiamo fatto una trottola. Potresti smettere di girare su te stesso? Non riesco a farlo alzare. O lo faccio andare più veloce, così... Wiiiiii! Giro su se stesso, evviva! Allora, dobbiamo controllarlo da qui. Lo sto già controllando da qui. Stiamo generando gravità, penso. Non so come fare, ragazzi, aiuto. Stiamo mancando la manovra di tantissimo, tipo. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso abbassati senza girare su te stesso. Salute. Ok, grazie Simo. Nel caso, dovesse venire troppo lungo il video, come mi sta già facendo notare Simo, lo dividiamo in due parti, sperando che vadano bene tutte e due le parti, mettiamola così, sperando che non sia troppo disastrosa la seconda parte della missione. Già la prima è iniziata male, ho iniziato a girare su me stesso senza un perché. Beh, facciamo ancora un minuto di manovra e vediamo se riusciamo ad avere un avvicinamento con l'asteroide che sta arrivando. Ok, ci siamo. Sembra che si sia stabilizzato. Adesso non lo voglio dire troppo forte, ma probabilmente ci basterà addirittura lo stage che stiamo usando adesso per finire questa manovra. Quindi avremo l'altro stage per matchare la nostra velocità con quella dell'asteroide e l'ultimo stage che è praticamente vuoto, ma useremo le trivelle sull'asteroide per spostare l'asteroide, se ho fatto bene i conti, se abbiamo tutto.
ci manca ancora un finino di delta V. È esploso tutto come al solito. Va bene. Ne proviamo almeno uno dei pannelli solari. Come cambiamo quelli fissi? Manca non deployarlo. E l'ultimo pezzettino di delta V lo stiamo finendo adesso. Ok, ci siamo. Vediamo che orbita abbiamo ottenuto. Abbiamo un punto di incontro molto molto labile qua. Possiamo warpare intanto fin qui. E beh, quando noi saremo qui l'asteroide sarà là, lontanissimo. Tra 58 giorni c'è l'incontro. Non so se mi fa warpare fin qua. Fa warpare 58 giorni, probabilmente no. Noi ci possiamo provare, ma non sta warpando. Siamo oltre l'orbita di Minmus. No, siamo tra l'orbita di Moon e di Minmus. Però ci conviene tornare allo Space Center e far passare almeno 50 giorni. Eccoci qui, quindi questa è la nostra... è crashato il gioco, ovviamente. Questo è il nostro simpatico asteroide redirect qualcosa. E l'asteroide è ancora super giga lontano. Non mi ricordo nemmeno quale ho tracciato perché ogni volta se lo perde. Dovrebbe essere più FQ903. Vediamo se lui... se è tra 50 giorni che si incontra con Carmine e lui. No, questo si fa un giro e basta. PFQ un altro era 50 giorni, probabilmente è questo, è Eng 282, ma possiamo scoprirlo abbastanza velocemente facendo così. Quindi diamo anche un senso a questa chiusura di video facendo vedere l'asteroide che distruggerà Kirby. No, spero di no. Siamo qui, gli diamo ancora una velocizzata in più. Ok. Perché mi ricordo che erano comunque più o meno 50 giorni. Qua entra nel Carmin, nella sfera di influenza di Carmin e poi ne esce 13 giorni dopo, 11 giorni dopo. Insomma, abbiamo comunque tempo. Aspettiamo che entri. Ecco qua. Perfetto. Switchiamo. Facciamo F5, qua non lo posso fare ovviamente. Switchiamo sul nostro razzillo. Che non crashi di nuovo. Si attivano gli RCS, si attiva tutto, tanta allegria in compagnia. E gira su se stesso come se non ci fosse un domani. No, no, non lo fare. Non lo fare. Non lo so, appena ne prendo il controllo. Ma guarda quanto gira, non mi fa cliccare su niente. Aiuto. Ok, credo che se facciamo così e così forse inizia a rallentare. No. Aiuto, non so cosa sta per... perché fa così. Ok, basta, sta buono. Il solar panel, stai buono, sta buono. Ma perché come al solito l'ho messo solo da una parte? No, è un frullato volante. No, ho messo ma tutto giusto. Sai che bello avere le pareti imbrattate di verde. Dunque. È questo che si glitcha, ho capito cos'è. Aspetta. È questo che si glitcha e lo fa girare su se stesso. Ok, hai finito di girare su te stesso? No, c'ha voglia ancora di... ma non c'era anche nei tutorial una cosa che riguardava gli asteroidi? Credo di sì. Allora, abbiamo un punto d'incontro
che dista 7000 km. Va bene. Però piuttosto che niente, è meglio piuttosto, come si dice. Allora. Smettila di girare su te stesso, smettila. Gira su te stesso dall'altro lato almeno. Vabbè, avete capito ragazzi che questo lo distruggeremo e ne prenderemo un altro. È impossibile, non so dove ho sbagliato, forse non dovevo attaccare questi qua, ma... Guardate, attenzione, super mega glitch. Stabilizzato la fisica, bravissimo. Adesso però fammi anche stabilizzare. Bisogna fare un po' di tentativi. Allora, rispetto al target, che differenza di velocità abbiamo? 500 metri al secondo. Se quando siamo più vicini possibili la riduciamo a zero, vuol dire che abbiamo la stessa orbita del nostro obiettivo, in quel preciso punto. Che è quello che faremo nella prossima missione. Per adesso continuiamo a girare su noi stessi, perché ci piace. Dobbiamo salutarvi così. Girando su noi stessi, girando su noi stessi, così, guarda. Tira gli OCS, così, va. Va che bello, eh? Ci faccio anche lo screenshot, aspetta, stamp. Questa bellissima immagine di noi che giriamo su noi stessi. Va bene, per questo episodio è tutto, alla prossima. Ciao!